Dopo che la mamma ci ha lasciati, siamo rimasti soli, Charlie e io. Diceva sempre che le cose iniziarono ad andare male proprio in quel momento. Ma la gente non entra in manicomio per tornare normale. Che succede, Charlie? Perché non provi a chiamarmi papà? Che cos'hai, 18 anni adesso? 17 fra 2 settimane. Ne fai 17? Me lo devo scrivere questo. 1624. La spedizione di padre Florismart Torres portava un baule di dobloni d'oro. Non dobbiamo fare altro che seguire questo diario e ci porterà al tesoro. Ma scherzi? I genitori hanno questo vantaggio su noi figli. Vogliamo disperatamente credere in loro. È lei la mia pupa. Trovo dei dobloni persi 300 anni fa e sono sepolti sotto un grande magazzino. Si vede che non era destino. Basta solo scavare un po'. Ma sei matto! Stringi questa moneta e dimmi che mi sto sbagliando. Benvenuti da McDonald's. Non ti posso fermare, vero? Tu non prendi nulla sul serio! Sento che stavolta andrà tutto liscio. Chi non vuole credere ai tesori nascosti? Ho dei documenti ufficiali da parte del governo spagnolo. Come hai fatto a ottenere questi documenti in manicomio? Internet. Perfetto.